Benvenuti qui in Piazza del Nuraghe a Sant'Anna Resi per il quinto appuntamento della sesta edizione del Carigliano Music Experience. Ringraziamo la collaborazione dei sei comuni che costituiscono l'articolato percorso del Carigliano Music Experience e naturalmente chi ha organizzato fattivamente la manifestazione, ovvero l'assessorato al turismo della provincia di Carboni Iglesias e naturalmente l'associazione Strada del Vino Carigliano del Sulcis. Città della musica del vino, siamo sempre molto attenti nonostante i tagli che stanno comunque apportando alla cultura, agli spettacoli, noi continuiamo imperterriti comunque ad avere un occhio di riguardo per queste manifestazioni. È un occhio di riguardo anche per quanto riguarda il vino, come dicevi bene, il nostro paese ha un'alta produzione di Carignano e adesso anche un po' di Vermentino. Dal punto di vista enologico le cantine negli ultimi anni hanno fatto un grandissimo passo avanti, tutte attraverso nuovi sistemi produttivi. Se mi posso consentire, senza entrare troppo nel tecnico e nello specifico, lo paragonerei un po', visto che siamo in tema, alla musica. Le note musicali sono da millenni sempre le stesse, poi vengono declinate di volta in volta secondo gli stili, secondo gli umori, i momenti o anche quelle che sono le esigenze del pubblico. Noi ci abbiamo provato, credo che ci si sia riusciti, forse solo perché appunto oggi siamo dopo pochi anni a 750.000 bottiglie. Prepariamoci ad essere travolti dal divertimento, dall'entusiasmo che pongono nel loro fare musica i filarmonici di Busseto, che lo ricordiamo sono Carlo Giuffredi al clarinetto, Gianpaolo Bandini alla chitarra, Cesare Chiacchiaretta alla fisarmonica.